Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe. Ciao Fabio. Grande caldo. Siamo in via... L'altro giorno eravamo sopra, ora torniamo sotto. Torniamo sotto e torniamo in centro, dalle periferie. Sì. Via Piero della Francesca, sempre più transennata, perché queste mura antiche continuano a perdere pezzi. Mura mi dice. Mura antiche, ha detto. Vabbè, vabbè, mi dice. Mi dice. Continuano a perdere pezzi, un po' non solo qui, ma anche in altre zone. Seguendo appunto queste mura, continua a perdere pietre e quindi è stato tutto transennato. Diciamo che ormai saranno un paio d'anni, più di un paio d'anni che... Sì, l'unica cosa che è stato fatto sono state tagliate le piante che hanno fatto cadere per tutto questo angolo di qua, che con le loro radici hanno scalzate tutte e sono crollate. Peccato, per questo poi anche il colpo d'occhio è molto bello di quest'area qui. Tu pensa che qui negli anni 70 erano tutte costruzioni. Qui c'era una fabbrica, addirittura una fonderia, e poi abbattuto tutto, si è riaperto appunto questa visione delle mura, purtroppo qui furono abbattute. Guarda qui, guarda qua. E mi è venuto giù un sacco di... bella appunto, e sia queste transenne in ferro e che questa situazione purtroppo di degrado, purtroppo... Mi è venuto giù bene? È venuto giù perché c'erano c'erano delle piante... che erano nate lì, erano grossate molto e hanno fatto cadere tutto l'angolo. Ma anche su, vedi, ci sono i pini che stanno facendo crollare anche la parte di sopra. Però qui, scusa, se continuiamo a guardare non fai niente... Si è transennato. L'unica cosa che si è fatto è guarda che cadranno le pietre sempre di più e perdiamo le nostre mura. Sì. Peccato perché, ho detto, il colpo d'occhio è veramente bello qui. Questa zona completamente ripulita da casse e da capannoni è stata resa libera e passando è bella. Anche questa casa è stata fatta una bella ristrutturazione, quindi si inserisce nel contesto abbastanza bene. Però purtroppo poi arrivi qui e questa è la situazione. Non è stato fatto niente, ho visto se per i grandi lavori non è previsto niente. Se andranno tutti a... Esatto, se si vuole il turismo, però la nostra città va mantenuta perché la gente viene per vedere le sue bellezze e le sue bellezze sono queste. Però se si tengono così, poi logicamente non ci lamentiamo se il turismo non viene. La stessa Piazza Grande, ho visto però che le logge del Vasari adesso dovrebbe essere messo un po' a posto. Ho detto che le rimettono a posto. Il salotto della città ha delle logge Vasari che fanno veramente pena. Capisco le necessità, capisco le problematiche, capisco tutto, ma se vogliamo turismo ad Arezzo che porti un po' di ricchezza, bisogna anche mantenere i nostri tesori. Qui ci vuole un intervento, insomma, chiaramente cospicuo qui. Sì, perché questa è anche su un altro, vedi, crollato tutto. Sì, quindi... che dove eravamo stati poi trovavamo le siringhe, abbiamo trovato qui. È diventato un parco di notte invece che di giorno al buio, e quindi andrebbero ripresi anche dagli alberi, perché gli alberi poi... tendono a scalzare tutto, vedi come la vegetazione incolta, tutto incolto su di sopra. Anche lì avrebbe dato una bella potata. Esatto, andrebbe ripulito, poi questo lì potrebbe essere anche un giardino, perché in effetti si presta per essere un giardino, davanti alla prefettura non ci starebbe veramente male. Non lo so, non c'è volontà, quindi la proprietà dovrebbe essere pubblica questa, quindi sicuramente l'amministrazione penso che dovrebbe intervenire e far sì appunto di rendere fruibile quest'area. C'è un cunicolo, vedi? Sì, sotto c'è un cunicolo perché sicuramente c'erano dei posti in cui di difesa in cui sono delle pietre anche lì? Sì, perché ci sarà a questo punto qui un contromuro interno. Vabbè, che tristezza. Tristezza è il passato che se ne va, soprattutto il passato, quello insomma, dei fasti della città. Della sua storia, diciamo, soffocato da una modernità che non riesce a rispettare il proprio passato. E da una vegetazione che, lasciata così incolta, invade tutto. Vabbè, in compenso ci sono i capperi, dai. Ci sono? I capperi. I capperi, i famosi capperi. Sì, le mura di Arezzo si prestano bene per i capperi. Così la pizza te la metti, a me non mi piace neanche, non mi piacciono neanche i capperi. Non è pensato che ti piacesse la pizza. No, la pizza a me i capperi mi piacciono tanto. Invece mi dà quel saporino acidogno. Buonissimo. La pizza a Piero della Francesca, a domani. Ciao.